Romanzi in diretta questa sera presenta Insegnami la felicità di Loredana Ricci, Morellini editore. Quando io parlo di Morellini editore, faccio sempre presente che esiste l'Extended Book, che è una bellissima iniziativa nata dall'idea dell'editore Mauro Morellini di inserire degli inserti, dei prolungamenti, extended book, il prolungamento del libro. Quindi qui potrete trovare fotografie, potete trovare le musiche che ha scelto l'autrice durante la stesura del romanzo. Insomma, avrete l'opportunità di avere il libro allargato, d'accordo? Quindi avete l'opportunità di vedere qualche cosa in più. Allora, cominciamo subito a parlare di questo romanzo. Intanto, vi vorrei dire che Loredana Ricci è al suo romanzo di esordio e decide di raccontare una storia che forse per alcuni aspetti è anche un po' la sua. Però a me, devo dire la verità, non piace tanto la morbosità che sta dietro al voler sapere a tutti i costi quanto di proprio ci sia nei romanzi che uno scrive. Anche perché ogni storia ha una parte di verità, sicuramente per l'autore, quasi sicuramente per l'autore, e una parte di finzione che però può essere sempre comunque vera per altre persone che si ritroveranno in quelle stesse storie. D'accordo? Di recente parlavo con un'autrice dei personaggi dei romanzi e lei era dispiaciuta per il fatto che un lettore avesse inteso in modo diverso da come lo aveva voluto intendere l'autrice uno dei personaggi. Io non so cosa ne pensate voi, ma invece, secondo me, è bellissimo che ogni lettore faccia propri i personaggi dei romanzi. Una volta che il romanzo è scritto, secondo me, è giusto che voli nelle mani del lettore e che ognuno possa farlo proprio. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Torniamo al romanzo di oggi. Ritengo che sia un libro liberatorio. Io ho vissuto insieme alla protagonista la sua vita che si sviluppa in tre momenti diversi. La protagonista bambina, ieri, la protagonista adolescente, mezza adulta e poi l'oggi che rappresenta invece l'oggi, ovvero la donna adulta. Devo dire che a volte ero così presa da uno dei tre momenti che magari andavo avanti a cercare il momento successivo per poi ritornare indietro. Ma queste sono le mie fisime. Magari c'era un ieri che mi prendeva in particolar modo, allora nel libro andavo a cercare un altro momento del ieri. In ogni caso, ho vissuto insieme alla protagonista i tre momenti della sua vita. Ho vissuto il suo senso di smarrimento quando era bambina e vi leggo questo momento e poi ve lo spiego. Ieri. Non è che io non conoscessi la felicità, solo non sapevo che colore avesse. Io, che con i colori ho combattuto fin da piccola. I miei genitori non capivano la strana bambina che si lamentava dei cerchi intorno alle persone. Io le vedevo così, sfumate nel corpo, ma vivide e in costante movimento intorno. Si mitigavano i tratti mentre una danza di stelle filanti catturava il mio sguardo confuso. All'inizio avevo pensato che tale spettacolo fosse comune a tutti gli esseri viventi. Crescendo, avevo capito che quel carnevale incessante era mio unico patrimonio. Ricordo il fatto che mi tormentavo sempre gli occhi. Fu il primo segnale d'allarme in famiglia. Memori dei problemi di vista materni, tutti avevano pensato che sarei stata anch'io predestinata alla miopia grave di cui lei era affetta. Sebbene avessi cercato nel tempo di spiegare, nessuno aveva creduto ai miei strani balbettii sui cerchi. Eppure, non ci fu mai essere vivente
che non mi offrisse questo strano e inusuale spettacolo. Allora, questa bambina vive un momento importante e drammatico perché fondamentalmente nessuno le crede e quindi è smarrita. L'incipit del romanzo, che è questo, secondo me è fortissimo, ti porta immediatamente dentro questo senso di smarrimento di questa bambina che ha chiari i cerchi delle persone e nessuno le crede. Un altro momento che ho vissuto insieme alla protagonista è il desiderio di avere qualcuno, ma non tanto per se stessa, quanto per far star tranquilli gli altri, in particolare la sua famiglia. Quindi decidere a tavolino l'uomo che avrebbe avuto a fianco, accontentandosi. Adesso vi leggo un altro breve brano. Ieri. Perciò un giorno decisi, visto che non avevo grandi esempi, di colorare la felicità. Presi in prestito un po' di blu da mia mamma, che desiderava che io avessi una vita tranquilla, un po' di rosso da mio papà, che voleva che io scegliessi un uomo con un lavoro sicuro. Spruzzai un po' d'argento rubato ai miei sogni a occhi aperti e decisi che il ragazzo che mi aveva guardato 2 volte potesse essere la scelta giusta. Era leggermente amorale, in fondo, il mio comportamento, decidere a tavolino un amore, osservare ciò che gli sarebbe piaciuto vedere in me e travolgerlo di certezze che non possedevo. Mi aveva fatto sentire adulta per la prima volta. Lui, Francesco, sarebbe stato un fidanzato da portare appeso al braccio e forse domani un marito fedele, con un lavoro sicuro, dedito alla casa, alla famiglia e che, come diceva mia madre, non avrebbe avuto l'abitudine di bighellonare al bar. Avrei avuto figli, buone amiche, insomma. Sarei diventata proprio la brava donna che i miei genitori desideravano. Ecco, direi che in quest'ultima frase c'è già grandissima parte della personalità disorientante, disorientata di questa ragazza. Avrei avuto figli, buone amiche, insomma, sarei diventata proprio la brava donna che i miei genitori desideravano. Ma arriva un momento nella vita in cui tu magari ci provi a fare questo, tu magari provi a fare quello che i tuoi genitori vogliono per te o che tu immagini che i tuoi genitori vogliano per te, però poi succede ciò che non puoi prevedere, ovvero ti innamori, o meglio, niente, ti innamori, andiamo a vedere. Ieri. Ormai le mie giornate erano scandite dai nostri messaggi. Buongiorno, che fai? Dove sei? Mi sentivo corteggiata come mai ero stata. Una sera cedetti, senza molta resistenza, e accettai di vedere Bruno per un vero appuntamento, non più solo per un caffè. Perciò fu la mia amica a garantirmi un alibi con Francesco e paradossalmente anche con i miei genitori che in una trincea ideale erano alleati con lui. Come la più scafata delle traditrici, ero uscita con una tuta sportiva e in auto feci quello che forse le ragazzine facevano da millenni. Mi ero cambiata, vestendo l'amore con nuovi panni. Io, che da quindicenne restavo a casa a cucire gli strappi al cuore di mia madre e a fare da paravento fra lei e mio padre, a 30 anni facevo quello che il giudizio di allora mi aveva bloccato. Ero già sua, ero già altrove. Ero emozionata, ma tranquilla, certa di essere in buone mani, certa che quegli occhi mai mi avrebbero tradito. Per questo e per molto altro che io vedevo attraverso il mio dono, decisi che non avrei esitato almeno una volta nella vita. Fu per quello che lo baciai, che il primo amplesso fra noi fu di labbra che si cercarono per ore e ore, rincorrendosi in quell'auto in mezzo al niente tutto il tempo, assetati di sensazioni che ormai per entrambi erano sopite o non realizzate da tempo. Da quella sera tutto cambiò.
uscivo per vedere lui, anche solo di sfuggita. Io ero abituata ad amori pratici, privi di magia. Lui forse era sprovvisto di praticità, ma colmo di ideali di altri tempi. E perciò passava per caso dal lavoro solo per un ciao, magari facendo due chiacchiere con gli occhi incatenati uno all'altro. Qualsiasi desiderio, lui, nel suo piccolo, cercava di realizzarlo. Questo sembra l'inizio di una storia meravigliosa, di un amore meraviglioso. Allora, io ho voluto darvi una piccola infarinatura di tre momenti che ho vissuto immediatamente in questo romanzo, perché io vi sto leggendo le primissime pagine. Però, dopo questo breve momento, questa breve infarinatura, ho deciso di soffermarmi su alcuni momenti che hanno profondamente segnato la vita della protagonista. Prima di cominciare, guardo un po' chi è arrivato e leggo qualche commento. Irene Diliberto, la protagonista sembra una donna consapevole, ma che non ha perduto per strada la fantasia. Valentina Meana scrive: brava tu e l'autrice, grazie. Raffaella Renise, ciao, ben arrivata. Laura Di Gregorio, ciao, ben arrivata. Irene Di Liberto, scrivere l'incipit per me è la parte più difficile, bravissima la scrittrice. Chiara, ben arrivata. Alessandro Pori, buonasera a te. Ciascuno trova nel romanzo ciò che cerca, probabilmente in base al vissuto personale. Irene, hai reso perfettamente ciò che ho detto all'inizio. Ciao Rita, ben arrivata. Direi che ho salutato tutte. E quindi possiamo andare avanti. Giovanna Gini, ben arrivata. Allora, dicevo che ho voluto dare questa infarinatura e che adesso voglio entrare bene nella storia. Non so se avete notato che non vi ho raccontato la trama, non me lo sono dimenticato, ma in realtà ho voglia di danzare questa sera tra le pagine di questo romanzo. Quindi probabilmente anche Loredana rimarrà un po' spiazzata perché va avanti, indietro. Io mi sono fatta prendere dalla trama sicuramente, ma in particolare dai personaggi. Quindi io partirei da uno dei momenti più drammatici del romanzo, ovvero vi faccio entrare, o quantomeno proverò a farvi entrare con me, nelle sensazioni che una bambina, una ragazzina piccola davvero, prova quando vede la propria madre allo sbando. Vi anticipo che nella famiglia di questa giovane protagonista i genitori sono particolari, ovvero il padre assente, tradisce spesso la madre e la madre non riesce a farsene una ragione. Quindi la madre è sempre immersa in una nuvola di fumo, è spesso molto depressa, non riesce proprio a uscire, a lasciare quest'uomo che fondamentalmente sta via anche per diverso tempo per poi tornare. È profondamente, evidentemente innamorata, un amore certamente non sano, ma che di fatto la tiene in casa. Quindi questa ragazzina piccola, in un certo qual modo, deve star dietro a questa madre. E in particolare un giorno succede questo. Mia madre, sempre più fragile di nervi, era dimagrita. Il mio fermo immagine di lei era seduta nella poltrona di velluto beige circondata dal fumo, il gomito appoggiato al bracciolo. E in alto il suo trofeo, MS Blu, che puntualmente le compravo, compagne di tanta solitudine. A volte, catturata da una frenesia di rivalsa, si faceva bella, andava dal parrucchiere, si faceva trovare così, rinnovata, nella speranza di scrutare in lui una scintilla di interesse che durava il tempo di una stella cadente. Lui ripartiva e lei ricadeva, fino a quel giorno. Ricordo che da qualche tempo l'avevo vista particolarmente debole. Avevo finto perciò un mal di gola per rimanere a casa. Mia madre, così sola, invece di spingermi a uscire per non intossicarmi, non vedeva l'ora di tenermi accanto. Restavo, seppur piccola, l'unico contrappeso alla sua vita triste. Quella mattina era diverso.
Avevo visto e sentito in lei che le forze la stavano abbandonando. Sembrava che insieme alla sua aura anche lei stesse man mano asciugandosi. Mi ero diretta verso il soggiorno. La cornetta del telefono penzolava abbandonata e di mia madre non c'era traccia, tranne che per quell'odore di sigaretta che ormai aveva preso dimora nella moquette. Mamma? Non c'era. La cucina vuota, nessuna traccia. Penny, il cane, guardandomi dalla porta dell'enorme terrazza annidata fra i tetti, sembrava sollecitarmi a uscire. Fu allora che la vidi, in fondo, seduta sul muretto che delimitava il terrazzo dal vuoto. Ne distinguevo solo la schiena avvolta nella sua vestaglia kimono giallina, intuì che il resto del corpo fosse già nel vuoto. Corsi, bloccandomi a pochi passi. Mamma, ti prego, mamma, è pericoloso, ma cosa fai? Avevo già il singhiozzo in gola, un tremore si diffuse nel mio corpo, sentivo l'inadeguatezza e persino la rabbia scorrermi nel cuore per una situazione che non avrei mai dovuto vivere. Sentivo dolore, paura e la consapevolezza che non avrei dovuto essere lì, ma al contempo il sollievo per esserci. Malgrado ciò, avevo cercato di respirare, quando avrei voluto solo chiudere gli occhi di fronte a quel fotogramma che sarebbe stato impietoso ricordo e paragone per tutta la mia vita futura. Ma entrambe dovevamo uscirne indenni. Io ero davvero troppo giovane per portarmi appresso un fardello così grande. Lei era troppo vecchia ai miei occhi per essere così egoista. Tremavo. Sentivo che persino il mio corpo vacillava, mentre la mia mente cercava con frenesia un appiglio da gettarle per farla aggrappare una volta di più. Funambula improvvisata e io, rete sottile. Ricordo che neanche si era girata, ma con un mormorio fievole mi disse: "Non ce la faccio più. Quella donna continua a chiamarmi, lo vuole e io sto impazzendo. Sono tanto stanca, tanto. Tanto stanca. Scusami." Allora avevo capito di essere anch'io a un bivio della vita. Tutti i miei incubi notturni si stavano avverando. Lei sarebbe morta e io sarei rimasta con quell'uomo estraneo, unico responsabile per me della nostra infelicità. Furono i miei singhiozzi a scuoterla, forse, perché si girò e con mio grande sollievo sembrò capire il terribile spettacolo a cui mi aveva sottoposto. Come se preda di un incubo e del sonno si fosse risvegliata in quel letto fatto di cemento, coperta di arie e sole, con ai piedi un insolito vuoto al posto del familiare pavimento di casa. Mi tese la mano, l'avevo afferrata, mi sarei lasciata cadere con lei piuttosto che perderla. Ma lei, facendo leva, s'era portata verso di me abbracciandomi, piangendo. La spinsi dentro casa. Ricordo che chiusi a chiave la porta finestra della terrazza e nascosi la chiave in tasca. L'accompagnai a letto e rimasi a vegliarla, pensando a come avrei potuto da quel giorno in poi restarle accanto. Era stato un tentativo di suicidio, lo sapevo bene, ma non avrei saputo a chi dirlo. Mio fratello più grande conduceva una vita a sé, fiero di quei 5 anni che ci dividevano. Mio padre avrebbe finito per farla ricoverare in ospedale. L'unica famiglia erano le sorelle di mio padre, del tutto allineate con lui, più per abitudine che convenzione. Mia madre era completamente sola, tranne che per questa famiglia che, seppur difettosa, era l'unico esempio che conoscesse, visto che era orfana. Non sapevo che fare. Ero disperata e senza mezzi. Dovevo contare su di lei e lei su di me. Così, quando si svegliò, cercai di essere il più convincente possibile, dicendole: "Se muori tu, muoio anch'io." Divenne il nostro patto che mantenemmo. Io ho perduto gli anni della spensieratezza, lei la voglia di morire. Il primo romanzo di quest'autrice. Le sentite le parole, sentite come ti fa entrare, come soffri con lei, come vivi questo momento così drammatico insieme a lei. Io ho visto il kimono giallino, ho visto questa donna per metà
Già nel vuoto, l'ho vista, l'ho vista. Ho visto questa bambina che si avvicina. Questa cosa qui significa solo una cosa: saper scrivere, saper emozionare. Che cosa ne pensate? Rapporto tosto tra le due, eh sì, decisamente. Ben arrivata Francesca. Per essere il primo romanzo, la scrittura è eccezionale, mai banale, nessuna ripetizione. Brava Irene, esattamente questo. Lo penso esattamente anch'io. Eh sì. È così forte e vero, proprio perché è vita vera. E torniamo a quello che diciamo all'inizio, no? Magari non è successo all'autrice, magari sì, che ce ne importa, ma l'importante è che arrivi l'emozione forte. Certo che se queste due pagine le leggerà qualcuno che ha vissuto questo momento drammatico, caspita, probabilmente si farà un pianto, perché è davvero scritto bene. Ma ho pianto anch'io, che grazie a Dio non ho avuto questo immenso fardello da dover portare, e questo momento terribile da dover vivere. Allora, ricordate sempre che l'autrice è qui con noi, non può intervenire fisicamente perché il mio format non prevede la presenza dell'autrice, ma sicuramente può rispondere attraverso i messaggi che arrivano qui. Quindi non scrivetemi privatamente, se avete piacere di scrivermi privatamente, per carità fatelo, ma lo vedrò alla fine. E invece scrivetemi qui per domanda all'autrice, alla quale lei sicuramente alle quali lei avrà piacere di rispondere. Intanto vediamo se l'autrice scrive qualcosa. Ma Valentina, torniamo al solito discorso. A me una volta hanno detto che per scrivere bene bisogna vivere ciò che si scrive. No, io ricordo una frase di Sara Rattaro che dice: non esistono brutte storie, esistono solo storie raccontate male. Quindi, vero è che bisogna saperle scrivere, perché uno può aver vissuto la tragedia più, oppure la gioia, più importante della sua vita. Ma se non c'è la penna, mi dispiace, ma questa cosa non arriva. Allora, Loredana Ricci dice: grazie per le vostre parole. Quindi direi che sta apprezzando questa conversazione. Ricordate che potete farle domande. Adonico scrive: ti fa pensare molto a molte cose. Vero, vero. Allora, andiamo ad affrontare un altro momento. Lucia, mi sono commossa. Grazie, Loredana. Mi fa piacere che ti sia arrivata anche la mia lettura. Allora, adesso io vi presento il mio personaggio preferito. Ebbene, sì, faccio, mi rivelo, raccontandovi questo brano e dicendovi che questo sarà uno dei miei personaggi preferiti, se non addirittura il preferito. Partiamo da qui. E questo è l'oggi. Ricorda a tutti che io non vado mai oltre un certo numero di pagine, quindi state tranquilli che per quanto io vi legga, per quanto io vi racconti, non rivelo mai troppo. Quindi il romanzo va letto a prescindere da queste puntate che faccio, anzi spero di incuriosire, di far venire voglia ancora di più di leggerlo. Quindi state tranquilli che qualunque cosa io dica può essere detta. Ecco, questo è. Allora, intanto ti arrivano complimentoni, Francesca Gollo manda un cuore, Marina Evaldo scrive il libro meraviglioso, quindi direi che Loredana hai fatto centro. Allora, andiamo all'oggi. Quindi fino adesso vi ho letto ieri e passiamo all'oggi. Oggi prevede che la nostra autrice dà finale passi a Calizzano. Scoprirete poi perché. Quindi non vi voglio anticipare nulla, ma vi anticipo che arriva a Calizzano e a pagina 30, sono esattamente 216 pagine, quindi state sereni, succede questo. Il pianto è il mio posto preferito sin da piccina. Per quanto io sia consapevole di essere amata,
Sono addestrata alle difficoltà umane e so che devo imparare a cavarmela da sola. Vedo intorno a me la fatica di vivere di ognuno. Seduta su questo torrente, vorrei scorrere come quest'acqua che si scontra con tutti questi inciampi, ma impetuosa, si lascia tutto alle spalle. Ma tu non sei incinto, fiume? Lo dico a voce alta, sperando in una risposta dall'universo. Non è esatto, sa? Anche il fiume porta con sé molta vita. Mi giro di scatto. Un uomo sull'ottantina è a pochi passi da me, ha tutto l'occorrente per la pesca e mi osserva, per nulla dispiaciuto di essersi intromesso. Faccio il gesto di alzarmi, ma lui prontamente, alzando la mano, mi ferma. No, la prego, resti. Non mi capita spesso una bella compagnia. Sorride l'impiccione. E io mi risiedo in silenzio. Tanto sa, mica pesco. Leggo per lo più, ma se dicessi a mia moglie che vengo per leggere, mi direbbe di farlo a casa. Mentre pescare a casa non lo posso mica fare, no? Mi strizza l'occhio sorridendo, come a significare che è conscio della marachella, ma che neanche un filo orgoglioso. Mi viene da sorridere, mio malgrado. E coi pesci come fa? Sono il pescatore più sfortunato di Calizzano. La gente mi prende in giro, pure mia moglie, ma è un giusto prezzo da pagare per un poco di libertà, non pensa? Sono incerta, se essere sincera, ma mi decido a esserlo in questa nuova versione di me. Che libertà è se deve pagare un prezzo? Non può dire a sua moglie che vuole leggere in pace e riva al fiume? Lui mi guarda e per qualche secondo resta in silenzio, come a decidere se valgo la pena di una spiegazione. Pare di sì, perché prende fiato e riprende. All'inizio è stato così, lo ammetto. Il lavoro, la famiglia. Quando venivamo qua avevo bisogno di staccare. Con mia moglie e i miei figli condividevamo tutto, ma la pesca non rientrava nei loro standard e io la adottai proprio per quel motivo. Fa un sospiro, come se i ricordi avessero un costo. E ricomincia. Poi, qualche anno fa, mia moglie ha cominciato a non stare bene, una diagnosi di demenza senile precoce. Il guaio è che lei era ed è ancora in sé il più delle volte e ha voluto essere messa al corrente di tutto. Alza gli occhi al cielo e abbassa il tono della voce, quasi parlando a se stesso. E io, dopo tanti anni di matrimonio, sono andato veramente in crisi. Ho cominciato a spiarla di continuo, non volevo lasciarla più sola. Lei è ancora vigile, attenta, ha dei piccoli blackout, ma nei momenti in cui è conscia, ha cominciato a chiedersi perché non andassi più a pescare. Così vengo qua, leggo un poco, non pesco nulla, ma apparentemente è tutto normale. Gli si inumidiscono gli occhi, gira lo sguardo nella sacca, alla ricerca di un qualcosa che ci dia il tempo di ricomporci. Perché anch'io sento una stretta al cuore e negli occhi. E lei, oltre a parlare con i fiumi, che cosa fa qui? Non so se sia perché è uno sconosciuto o perché voglia ripagarlo con la stessa sincerità, ma mi viene naturale rispondere. Ho una casa, sono praticamente scappata da quella del mio compagno, sono incinta di un altro e ho paura. Può bastare? Restiamo un minuto in silenzio, che apprezzo. Solitamente le persone tendono a coprire con parole inutili l'assenza di pensieri. Lui no. Beh, suppongo sia una bella gatta da pelare. Però sa, non voglio minimizzare, ma se un bambino in qualche modo è arrivato in quella casa, lei mica ci stava tanto bene. Arrivato? È arrivato nella maniera classica, direi. Mi scappa una risata e lui si unisce alla mia. Forse entrambi non ridiamo da parecchio. A proposito, mi chiamo Ernesto. Allunga la mano e la stringo, aggrappandomi un poco a lui. È il primo contatto umano da quando Bruno mi ha cacciata. Peschiamo? Che dice? Allarga una sedia in tela, appoggia la borsa a terra e ne sfila un libro. Detto tra noi, non getto neppure più la canna, a meno che non ci siano estranei. Mi strizza l'occhio inserendomi così nelle sue conoscenze. Mi piace anche il suo silenzio.
anche se poi sono io a spezzarlo. Cosa legge? Lui ha un libro in mano, si intuisce dalla copertina logora che ha usato, e molto. Il libro preferito mio e di mia moglie, L'amore ai tempi del colera. Lo conosce? Sì, lo conosco. Sorrido un po' mestamente. È il libro preferito del papà del bambino. Diceva che un amore così era talmente puro e così stoico che non poteva che appartenere a un libro. Un uomo di spessore, direi. Chi ama Marquez ha già la mia stima. Lo dica al bambino, semmai, un giorno. Che ha avuto la sua stima? No, che ha un padre che ama Marquez. Che strana conversazione la nostra. Io che sono la discrezione fatta persona e gli racconto cose che nessuno sa. Alessandro, il bambino, ma cosa mi succede? Lo guardo. È probabilmente più giovane della mia prima impressione, sulla settantina, i capelli folti all'indietro bianchi, due occhi chiarissimi, sottili, vagamente femminili su di un viso squadrato e abbronzato di chi pesca e vive all'aria aperta. Ha un'aura morbida. Devo smettere di chiamarli cerchi come quando avevo 6 anni. Molto espansa verso il basso, tipica delle persone solide, pratiche, su cui fare affidamento. E il chakra del cuore, generoso come il suo sguardo. Verso l'alto i colori sono meno evidenti, più smorzati. Ernesto è sicuramente un uomo i cui sogni e voli pindarici sono chiusi in un cassetto. Però la sua energia è pulita, carica e accogliente. Lui solleva gli occhi, cogliendomi a guardarlo. Rossisco, presa in castagna. Che dice? Le sembra abbastanza affidabile da invitarla per un caffè? Così le faccio conoscere mia moglie. Volentieri, però peschiamo ancora un poco, se no sua moglie ci scopre. Gli strizzo l'occhio e lui, in un mutuo accordo, si rimette a leggere soddisfatto. Ernesto, Ernesto è l'uomo che io ho adorato per tutto il romanzo. Infatti, mi permetto di leggervene ancora un pezzettino, perché in questo modo conosciamo un po' meglio anche la nostra protagonista. Vi ho già detto come si chiama? Sicuramente no, e non ho alcuna intenzione di dirvelo. Questo dovete scoprirlo voi quando leggerete il romanzo. La moglie di Ernesto si chiama Marina. Durante la giornata, Marina ogni tanto ha incespicato nei gesti e in qualche ricordo, ma Ernesto è sempre riuscito a minimizzare, a riparare. L'amore è questo, penso tra me, guardandoli. Quella promessa fatta in chiesa di parole piene, gesti concreti e certezze che ogni giorno Ernesto porta a compimento. Ma sono certa che Marina non abbia disatteso in tutti questi anni quel giuramento, almeno fino a quando solo la malattia le ha posto dei limiti. Sicuramente fino ad allora, entrambi hanno mantenuto ogni giorno quel sì dipinto di bianco e di festa. Ecco, forse l'amore è l'assenza di limiti. Esserci l'uno per l'altro, senza remore, paure, logicità. Non lo so. So che stare con loro mi ha regalato un'immagine che ho visto raramente, forse mai. Certo, non nella mia famiglia di origine, non nei miei rapporti. Le mie amiche? Fra le più felici ho intravisto sempre un filo di compromesso, mentre tra Ernesto e Marina non ce ne sono, non si sono scelti, si sono solo amati. A interrompere i miei pensieri interviene Ernesto, che sembra leggermi dentro perché a un certo punto, a bassa voce, per non svegliare Marina che si è assopita, mi dice: Sai, anche noi abbiamo avuto alti e bassi, non siamo mai stati perfetti. Cosa vi ha salvato allora? Alza le spalle impotente, dannatamente ignaro del miracolo della sua vita. Penso ci abbia salvato la voglia di parlare, di dirci quello che ci piaceva e quello che no,
E poi non abbiamo mai discusso per avere ragione, ma per capire le ragioni dell'altro. Sorridendo, gli dico: sareste la gioia del mio psicologo. Lui mi diceva sempre che parlarsi addosso non serviva a niente. Eh sì, voi giovani fate tutto veloce, ma per capirsi ci vuole calma. Sai, l'amore è una bella cosa, ma non serve a niente se non si ha la capacità di accogliere l'altro nelle proprie imperfezioni. Credete che l'amore sia un punto d'arrivo, mentre un punto di partenza va annaffiato tutti i santi giorni. Se sei stanco, se non hai voglia, se sei arrabbiato, ti ci devi dedicare. Voi spesso volete tutto preconfezionato, come una pasta congelata, pronta, buona, veloce da fare. Invece l'amore è un po' come il pane. Bisogna impastarlo con gli ingredienti giusti, lasciarlo riposare, cuocerlo e metterci cura. Ecco, in effetti, a ben pensarci, i miei rapporti sono stati quasi simili a un tramezzino, piccolo, freddo, con scadenza. Questo è un altro passaggio, secondo me, meraviglioso. Devo dire che Ernesto è una figura matura, una figura serena, nonostante stia vivendo un momento drammatico della sua vita. Ci saranno altri momenti che faccio scoprire a voi attraverso l'acquisto del romanzo, nei quali potrete rendervi conto di come quest'uomo sia meraviglioso e di come abbia aiutato la nostra protagonista. Aspetto qualche vostra riflessione, mi raccomando, Loredana, dacci sempre una parola, dici sempre qualcosa. Valentina scrive. Allora, aspetta, eh. La copertina ha un significato particolare, perché alla Vale vengono così le domande, no? Dopo un quarto d'ora la copertina ha un significato particolare. Noi abbiamo letto un pezzo pazzesco, però è bello così, passare da un argomento all'altro. Guardiamo un po' la copertina e vediamo se Loredana ci vuole dire qualcosa. Io cosa vedo in questa copertina? Io vedo la protagonista bambina, forse volutamente nera, dal momento che lei vede i colori, forse c'è una scelta specifica. Loredana, vai. Marina, bellissima la descrizione di questo amore maturo e senza fine, assolutamente d'accordo con te. Concordo con te, Marina, amore vero. Valentina scrive: wow, il pane e il tramezzino rendono proprio l'idea. Questo è il vero amore, avete ragione. Questo è il vero amore ed è l'amore più difficile da trovare, no? Ma è anche l'amore che ha avuto alti e bassi, quindi la capacità di parlare, di non stancarsi, e aver sempre voglia di continuare, perché in tanti ci si stufa prima. Allora, io ho ancora un sacco da leggere, quindi Loredana, scrivici qualcosa e poi continuiamo, perché qui abbiamo ancora un sacco di cose. Adesso entriamo di nuovo in un momento drammatico. Ho voluto fare questo salto. Partiamo da questo amore tra Ernesto e Marina e arriviamo a uno dei personaggi più neri di questo romanzo, che è Bruno. Non voglio raccontarvelo troppo. Allora, intanto aspetta perché risponde Loredana, mi fa piacere leggere. La copertina è un carboncino fatto a me da piccola. Rappresenta il nostro bambino interiore, quello sguardo di felicità che solo i bambini riescono a vivere veramente a fondo. Il piccolo me. Bene, allora andiamo a leggere questo personaggio. Allora, ve lo voglio anticipare, Bruno, perché è molto abile, Bruno, decisamente. È uno dei protagonisti ed è bravissimo a dare e togliere i momenti precisi, lasciando la nostra protagonista confusa,
indifesa, ma comunque innamorata. Bruno si insinua nella vita di, abbiamo letto all'inizio, l'amore del quale vi ho letto all'inizio era proprio Bruno. Lei sceglie da bambina, da giovanissima, di a tutti i costi volersi innamorare di questo Francesco, ma poi quando incontra un uomo che le fa battere il cuore, ovvero Bruno, impiega poco tempo a decidere che era giusto che lei si lasciasse andare tra le braccia di quest'uomo. Il punto è che, tanto banale quanto vero, non è tutto oro quello che luccica, e Bruno si rivelerà davvero un personaggio negativo nella vita della nostra protagonista. Ieri, dopo aver scalciato Francesco come una coperta fastidiosa con il primo caldo, cominciai timidamente, a piccole dosi, a portare Bruno nella mia vita di tutti i giorni. Non mi accorsi che in realtà era lui a portarmi nella sua, e via via toglieva e troncava alcuni aspetti che fino ad allora erano per me imprescindibili. Non mi resi conto di nulla. Vedevo meno le amiche? Eravamo insieme, finalmente senza estranei. Trascuravo la mia famiglia? Stavamo costruendo la nostra. Uscivamo meno? Avevamo più tempo per fare l'amore. Ad ogni mio piccolo dubbio, lui aggiungeva certezze. E mentre io abbandonavo una vita colma, riempivo la sua con la mia dedizione. Mentre mi convincevo che stavo girando il film della mia vita, non mi accorsi che stavo riproponendo il remake di quello già visto. L'esempio non sempre distoglie, spesso ci attira, perché è un labirinto di cui conosciamo i contorni, di cui rammentiamo una via d'uscita da qualche parte, in qualche modo. Anche le persone che mi amavano barattavano volentieri la mia assenza con la mia felicità. Non c'è ancora la presa di coscienza, ma i segnali ci sono tutti. Non vedo più le mie amiche. Mi sto allontanando da tutti, non usciamo, eppure non li vediamo. Tutto questo ha un nome preciso che l'autrice spiega molto bene e che io vi leggo. Il love bombing è quando una persona ti sommerge di attenzioni per diverso tempo, ti dona presenza, costanza e bellezza, ma non lo fa per te. Non lo fa perché gli interessi. Lo fa per sé, per dimostrare al suo ego che può farcela. Ogni tua reazione di entusiasmo lo nutre perché probabilmente ha una vita poco soddisfacente. Si sente un fallimento, l'unica cosa che gli fa credere di essere grande è riuscire a sedurre, non preoccupandosi minimamente dei danni che può fare. Il love bombing è quando ti fa venire emozioni pazzesche, ti regala ciò di cui in quel momento hai bisogno, capisce le tue ferite e ci pianta dei fiori. Il love bombing è questo. Il love bombing è Bruno. Il love bombing può avere forme diverse, può esistere in amore, può esistere nel trading, ha diverse facce, le sette sono spesso associazioni di love bombing. Quindi attenzione, perché sono molto bravi, sono dei manipolatori eccezionali e tu ci finisci dentro. Magari sei la persona con più cultura al mondo, con più intelligenza al mondo. Io ho sentito tante testimonianze perché seguo dei podcast, uno addirittura si chiama proprio così, Love Bombing di Roberta Lippi, se avete modo di andarla ad ascoltare. È lei che mi ha insegnato queste diverse tipologie. Fate attenzione, sia donne che uomini, fate attenzione. Andiamo avanti. E ritorniamo all'amore, l'amore quello vero. Vi darò un piccolo assaggio, ma non vi dirò nulla. Lo dovrete scoprire voi di chi si tratta.
Io avevo gli occhi incollati ai suoi e lui manteneva lo sguardo dentro il mio senza staccarsi. Cercai di riprendermi alzandomi dalla sedia. Decidemmo di andare a piedi in una trattoria proprio lì vicino e io e lui, perfetti estranei, restammo indietro. Ci stringemmo la mano e capii quando la gente parlava di scossa, amore a prima vista, colpo di fulmine. Fu una cena anomala. Mangiai, bevvi, parlai, diedi il meglio di me. Ma in realtà sentivo solo la sua voce, le sue domande, il calore della sua gamba vicino alla mia. Ero in cima alle montagne russe e non vedevo l'ora di scendere a picco con lui. Di che cosa staremo parlando? Della nostra protagonista? O magari in mezzo c'è un altro amore? Chi lo sa? Mi fermo ancora un momento, anzi mi fermo ancora un momento, siamo arrivati a buon punto. C'è un altro personaggio che non potrei mai esimermi dal leggervi, che è la nonna. Io, devo dire la verità, ho rimpianto di non avere mai conosciuto le mie nonne. Sono mancate una quando avevo tipo 6, 7, 8 mesi e l'altra non l'ho proprio conosciuta. Quindi quando io leggo nei romanzi queste nonne e quando io vedo la mia mamma con i miei nipoti, devo dire che un po' di nostalgia mi sale per non aver avuto l'opportunità di conoscere queste nonne, perché spesso sono l'amore, ai loro nipoti danno. Forse chissà, forse ancora di più rispetto a quello che si dà ai figli, perché hanno fatto pratica con i figli e sono ancora più innamorati perché sono creature dei loro figli. Vabbè, non mi perdo in questo. Aspetto qualche minuto e poi dedico, direi, l'ultima lettura alla nonna della nostra protagonista. Valentina scrive: grazie di tutto, Lucia, superlativa come sempre. Complimenti anche a Loredana, un saluto a tutti. Vai via, Vale. Non conoscevo il love bombing, sono contenta di averne parlato. Purtroppo mi collego soltanto ora, ma riprenderò dall'inizio. Alessandra Lenzi, ben arrivata. Ciao Nella, ben arrivata. Francesca Gollo scrive: è bellissimo. Vero amore, poi avevo letto un signore, ecco, ringrazio, ma il lavoro chiama, sono un fratello stolto, rientro. Ado Nico, può essere il fratello di Loredana? Franca Trotta, superlativa Loredana, bravissima Lucia, alla passione di inoltro al libro. Allora, bevo un sorso d'acqua e poi mi dedico all'ultima lettura e poi vi leggo alcune frasi, ce ne sono moltissime, io ne ho scelto alcune e tra le frasi che ho scelto c'è anche il finale. Sempre interessante, tu le vivi le storie e le trasmetti con la tua passione. Grazie a te, Alessandra. Allora, Loredana Ricci. Sì, non è stolto, lavora. Ma infatti ha anticipato che doveva tornare al lavoro, eh? Però bene così. Allora, le nonne. Le nonne che mettono in salvo. Ecco, qui c'è una nonna che mette in salvo la nipotina. Andiamo a vedere. Fu la mia austera e allora estranea nonna Caterina che mi salvò. C'era capitata fra capo e collo, viveva a Roma da una sorella di mio padre da molti anni e quando per svariati motivi dovette allontanarsi, scelse di trasferirsi nella nostra piccola provincia affacciata sul mare, più precisamente in casa nostra. Non era donna da domande, forniva semmai risposte. Categorica e splendida, pur non avendo fatto un ottimo lavoro con la crescita del proprio figlio, aveva deciso di rifarsi su di me.
Inizialmente ero infastidita, quella donna mi era estranea ed era responsabile di quel padre che mi ritrovava accanto, ma con il tempo dovetti rivedere le mie opinioni. La nonna si era fatta strada nel mio cuore con decisione ma con tatto e io non mi ero sentita mai forzata. Ci volle poco in realtà, non aspettavo altro che qualcuno mi capisse e mi supportasse. Non volevo soluzioni né risposte, cercavo un compagno di viaggio e lei fu il navigatore della mia esistenza. Era arrivata carica di bagagli e questo non fece ben sperare che la sua permanenza fosse breve. Vediamo questo castello, con tutte queste scale, spero almeno valga la pena viverci. Poi si era girata verso di me e per la prima volta mi aveva rivolto la parola. Su, piccolina, fammi strada. Già il fatto che mi avesse scelta come guida mi aveva rivestita di una certa importanza e timidamente le mostrai tutte le stanze. Tutto da quel giorno, piano piano, sembrò cambiare. Avevamo una testimone alle discussioni, alle trasferte di mio padre, e speravo che il suo sguardo vigile e attento fosse un giudice imparziale e pacificatore al contempo. Aveva la postura di un poliziotto in pensione, sempre un poco rigida nei modi, ma gli occhi azzurri, come di mio padre. Mi parlavano di equilibrio e toni smorzati di chi nella vita ha affrontato tutto ciò che serve. Il fatto di vedere mio padre spodestato del potere e dal posto a capotavola la diceva lunga sulle parole non dette, ma che avevano raggiunto il bersaglio. Mio padre non fiatò quando lei ne prese il posto. Eppure non sembrava covare rabbia sotto al suo silenzio. Era sembrato che percepisse realmente ciò che non andava e che fino ad allora le lamentele di mia madre non gli avevano chiarito. Il momento in cui ci riunivamo a tavola era il migliore. Avevo modo di osservare i colori della nonna. Erano sani e molto ben delineati, cosa che capitava di rado. Solitamente erano mischiati e in perenne movimento intorno ai corpi, mentre in lei erano fermi, ma non tesi, tipico delle persone serene e poche incline all'indecisione. Nonna portò ordine nella mia casa. Mia madre fumava meno. Mio padre tornava a casa più frequentemente, mio fratello imparò a lavarsi più spesso. Io la osservavo ancora da lontano, parlavo poco, stavo attaccata alle sottane di mia madre e cercavo di camuffare la curiosità nei suoi confronti con la noncuranza. Le mie crisi si erano un po' diradate e mi ero convinta che forse la serenità che si respirava a tratti fosse un toccasana anche per la mia psiche. Finché un giorno, mentre la mamma era fuori per la spesa e io ero in salotto con la nonna, cominciai con l'olfatto a percepire l'inizio di quel malessere, un sapore dolciastro che mi bloccava le narici. Tutto iniziò a diventare gelido, dalle mani all'aria che mi circondava. Poi quella terribile sensazione che partiva dal petto per poi posarsi sulla schiena, che io mi raffiguravo come una pesante donna cannone seduta su di me e con essa il respiro che sembrava mancare e il cuore cessare di battere. Non so cosa fosse, forse l'inconscio desiderio di essere salvata. Cominciai piangendo a gridare: basta, basta, devi lasciarmi in pace, basta. Mi sentii abbracciare da dietro. Calmati. Non sei sola, non avere paura, ci sono io. La voce della nonna fu come una carezza e continuò con questo mantra finché mi lasciai andare contro di lei, esausta, ma libera da quella oppressione terribile. Piansi tutte le mie lacrime e lei mi lasciò fare. Poi, quando mi fui un po' calmata, mi portò sul suo letto, mi fece sdraiare e accarezzandomi la fronte mi disse: ora riposa. Dopo parliamo. Tu dormi. Ci sono io qui e non ti può accadere nulla. Aveva un tono ipnotico, cantilenante, ristoratore, e la sua mano sulla mia fronte sembrava penetrarmi nella testa, portando tepore e calma, e mi addormentai. Quando mi svegliai, lei era ancora lì, ai piedi del letto. Sai, mi disse: l'età non è solo un cumulo di anni, è tante cose, emozioni, rimpianti e soprattutto esperienze.
Io non mi spavento quasi di nulla, perché se mi guardo indietro sono sopravvissuta così tanto. E ogni volta che ho pensato di non farcela, poi in realtà sono rimasta in piedi. Tutto quello che ci capita è perché possiamo affrontarlo. Non c'è nulla che Dio metta sulla nostra strada che non siamo in grado di superare. A volte ce la facciamo da soli, a volte incontriamo qualcuno che ci aiuta. E adesso ti sono capitata io. Finalmente avevo aperto gli occhi. Non sapevo che dirle. Sembrava facile, detto così. D'altra parte lei era talmente vecchia ai miei occhi che se ne aveva passate tante, come si mormorava tra i parenti. Forse potevo farcela anch'io. Incominciai. E più parlavo, e più mi rendevo conto quanto fosse bello farlo, tanto da non riuscire più a smettere. Forse per la prima volta ero figlia, non madre, e avevo un'adulta che dimostrava di non avere bisogno di me, e perciò potevo essere io a chiedere aiuto. Era una sensazione così liberatoria che iniziai a sparare a zero su mio padre, dimenticando fosse suo figlio, elencando mancanze, tradimenti, gesti, defezioni. Raccontai di mia madre, del mio terrore di perderla giù da quel terrazzo, di mio fratello estraneo a tutto ciò che capitava, lasciandomi unica testimone di tanto dolore. E senza neanche pensarci, le parlai dei miei colori. E solo in quel momento temetti mi prendesse per pazza. Ero lì quasi ansimante, perché tutto era venuto fuori di getto, svuotata e pallida, ma anche in bilico. Ecco come mi ero sentita. Volevo mi aiutasse, dandomi credibilità. Non volevo una carezza, volevo uno spintone. E lei, donna meravigliosa, sostenne il mio sguardo senza pietismo. C'era un interesse e qualcosa di più che con gli anni avrei imparato a riconoscere. Empatia. Io sono senza parole. Cosa ne pensate? Sono le 22:03. Abbiamo ancora qualche minuto. Prendo ancora un po' d'acqua, mi stava cadendo la bottiglia. Davvero notevole, vero Ale? E Loredana, Alessandra Lenzi è una fortissima lettrice, quindi il fatto che lei dica ciò è una gran cosa. Cosa ne pensate di questi tappi che hanno fatto, creato, che non si staccano? Arrivano i complimenti da Federica Di Folco, Franca Trotta, grazie Lucia, ma grazie a te. Allora, scelgo una frase e il finale, così almeno chi ha piacere poi di chiacchierare, chiacchiera, chi deve andare va. Ho visto che Francesca è andata, ma può ascoltare la fine della puntata quando desidera perché rimane su Facebook, poi la caricherò su YouTube, priva dell'inizio nel quale aspetto e priva della fine quando... Come dico in gergo, no, non lo posso dire, lo dico dopo. Allora, due sole, 213. Io ho adorato questa frase. Il cimitero è un posto magnifico. Vede il mare come i turisti più esigenti. È la versione 5 stelle del giacere per sempre. Non ci vado spesso, ma so che a lei non importa. Mi ripeteva sempre di non fare salti mortali per portare fiori a un altare di marmo. Tanto lei sarebbe stata in spiaggia. Adoro questa frase. Poi il cimitero in un posto magnifico vede il mare come i turisti più esigenti. È la versione 5 stelle del giacere per sempre. Secondo me è meraviglioso. Allora, siete pronti per il gran finale? Renata, aspetta ancora un secondo, che abbiamo finito.
si amano più gli altri. Perché la cultura occidentale è basata sul dolore, l'autoflagellazione, la sofferenza. Amare se stessi è presuntuoso, è sfidare Dio. Mentre in Oriente, amare se stessi è onorare il dono della vita che ci è stato fatto. La rileggo. Mentre in Oriente, amare se stessi è onorare il dono della vita che ci è stato fatto. Insegnami la felicità di Loredana Ricci, Morellini, editore.